Buonasera a tutti, da questa bellissima cornice di Villa Sigurtà inizia questa sera la rassegna di tutta una serie di serate tra storia e musica. È la prima serata, un appuntamento appunto da Villa Sigurtà, questa bellissima cornice, tra storia e musica, la storia valleggiana, qualche pillola appunto delle nostre tradizioni, delle nostre radici, accompagnate dalla buona musica. Noi abbiamo voluto, come amministrazione comunale, come assessorato alla cultura, proporre questa idea, perché riteniamo che sia giusto anche in questo periodo difficile offrire un po' di leggerezza. Io passo subito la parola a Marco Dal Forno, ringrazio però chi ci ha ospitato, cioè i proprietari di Villa Sigurtà e l'associazione Amadeus, che ha fatto un po' da coordinamento per questa iniziativa. Passo la parola a Marco, anzi che ringrazio per questa bellissima iniziativa che ha assunto come assessorato. Prego. Grazie Alessandro, sempre gentile. Che dire, parlando con Valentina e così si diceva: proponiamo dei momenti musicali, però che siano anche appunto arricchiti o accompagnati da un momento di storia. Gli eventi che stiamo vivendo oggi, fra 50-100 anni, saranno studiati nella storia, per cui conoscere anche quello che ci ha preceduto nei 100, 200, 300 anni fa a Valeggio, penso che sia un sentire le proprie radici che riaffiorano. E quindi abbiamo deciso appunto di proporre 4 serate accompagnate dalla musica, quindi oggi domenica 31, il 7 febbraio, il 14 febbraio, che dedicheremo in particolare a San Valentino e gli innamorati, poi il 28 febbraio. 4 momenti di storia. Partiamo dal Risorgimento. Noi siamo nel cuore del Risorgimento e quindi non possiamo dimenticarlo questo, anche se i nostri territori sono stati attraversati dagli eserciti del Risorgimento, ma ci sono anche degli eventi proprio di Valeggio da ricordare. Lascio così gli spunti a Francesco e Riccardo, i nostri giovani esperti e rivocatori anche per passione risorgimentali. Prego Francesco. Grazie Marco, grazie a tutti per l'invito. Dunque, appunto, la serata dedicata sulla musica e sulle note del Risorgimento. Che c'è da dire di Valeggio? Valeggio comunque, nonostante sia, possiamo dire, una cittadina che nella zona periferica rispetto a tutto il complesso di Verona, Mantova e altre città, Valeggio nella sua storia è sempre stata un punto strategico nell'area di questa zona del Veronese, perché appunto il passaggio sul Mincio. Certo, c'è Peschiera, Mantova, ma in questo dettaglio, essendo il Risorgimento, e quindi si va a parlare anche del quadrilatero, quindi la componente fortificata austriaca compresa tra il Mincio e appunto il fiume Adige, Peschiera e Mantova erano due città arduamente fortificate e l'unico passaggio favorevole era il Mincio, era Valeggio, appunto Borghetto, sul ponte di San Marco. Il ponte di San Marco di Borghetto è sempre stato un punto di passaggio molto tranquillo. Certo, c'è anche il ponte Visconteo, ma il ponte Visconteo è sempre stato spaccato a metà, per appunto la sua grande imponenza permetteva un passaggio più elevato di truppe, ed è per questo che è stato abbattuto. Partiamo dal principio, quindi dalla prima campagna, diciamo la prima guerra d'indipendenza, in cui abbiamo l'esercito piemontese che dichiara guerra all'Austria dopo i fatti delle 5 giornate di Milano, in cui il maresciallo Radetzky si ritira al di qua del Mincio, quindi si rintana a Verona. Valeggio diventa il centro logistico di Carlo Alberto. Infatti la piazza Carlo Alberto, il re di Sardegna. Apposta. E da qui ha coordinato tutte le varie operazioni militari che comprendevano l'assedio di Peschiera e l'organizzazione militare sul territorio di Verona per cercare di prendere la città. Poi noi, come tutti noi sappiamo, nella classica lezione di storia c'è la sconfitta dovuta alla battaglia di Custozza, di cui Valeggio comunque ne è coinvolta in tutti, diciamo dal 23 al 25 luglio, in cui Valeggio stessa viene coinvolta nella battaglia. Infatti la città ne rimarrà, il paese ne rimarrà molto devastato da questo, e tra l'altro c'è stato anche il dopo, dato che aveva ospitato i piemontesi,
un po' la ripicca austriaca c'è stata, non come Castelnuovo, però qualcosa l'ha subita. Infatti un fatto molto particolare, interessante, era dato che i contadini dell'epoca non volevano, diciamo, avere un po' dei problemi con Radetzky, decisero di allagare i campi per impedire che i piemontesi facessero il loro lavoro, ma era solo per una questione di paura. La corrente del risorgimentale, il patriottismo era comunque presente anche in queste zone. Valeggio poi, dopo le vicende del 48, quindi la sconfitta di Custoza e dopo la battaglia di Novara del 49, sembra che tutto torni alla normalità, ma la corrente risorgimentale non svanisce. Valeggio nel 1859, quando c'è la seconda guerra d'indipendenza, non è coinvolta direttamente in battaglia, però indirettamente, dato che qua sul Mincio ha visto passare gli austriaci per andare ad affrontare l'armata franco-piemontese in Lombardia, per poi vederla ritirarsi nuovamente a causa della sconfitta di San Martino e Solferino e poi dare ospitalità al sovrano francese Napoleone III. Prima delle trattative della pace di Villafranca. Villafranca, la villa, esatto. Appunto, Villa Maffei, ora Villa Sigurtà, ha ospitato il sovrano. Andando avanti, dopo la pace di Villafranca, quindi la cessione della Lombardia al regno di Sardegna, il Mincio diventa territorio di confine, quindi Borghetto a sua volta, tutti i valeggiani che erano al di là del Mincio diventavano italiani dal 1861. E andiamo poi alle fasi del 1866, ma qui lascio la parola a Riccardo. Grazie. 1866 abbiamo non più il regno piemontese ad affrontare gli austriaci, ma questa volta il regno d'Italia, quindi è avvenuta l'unificazione e l'esercito è aumentato. Però si ripete comunque sia la battaglia di Custoza. Ora coinvolgerà il territorio di Valeggio in maniera minore. Però un episodio legato proprio al territorio è quello della seconda divisione, che il loro compito, di loro iniziativa, hanno deciso di attraversare Monzambano, il Mincio da Monzambano, per poi fermare l'ala destra dell'esercito austriaco che tentava di impedire la fuga dell'armata italiana durante la ritirata. Purtroppo è avvenuta la sconfitta della battaglia, ma alla fine l'Italia vince la guerra grazie anche al suo alleato, che è il Regno di Prussia, che a inizio luglio ha affrontato gli austriaci a Sadova, nell'attuale Repubblica Ceca, e ha vinto, imponendo la pace e facendo cedere il Veneto dall'Austria all'Italia. Detto questo, finisce il risorgimento per il Veneto, però questi 50 anni di dominio austriaco hanno lasciato anche un segno culturale nelle nostre anche modi di dire. Pensiamo semplicemente allo spritz, che sembrerebbe che avrebbe le origini dei soldati austriaci che allungavano il vino veneto con dell'acqua frizzante. O anche semplicemente schei, questa parola che utilizziamo per indicare le monete. È semplicemente l'abbreviazione di Scheidemütze, che è la moneta che coniava l'impero austriaco in quel momento. Detto questo, lasciamo la parola dal forno e facciamo proseguire. Grazie Riccardo, grazie Francesco, grazie anche al sindaco e a tutti. Adesso chiaramente non dobbiamo e non possiamo rubare altro tempo e lasciare spazio alla musica. Solo una cosa, qui nei nostri territori nel 54 è stato girato un film Senso da Luchino Visconti, che ripropone anche in video alcune scene degli eventi, diciamo, raccontando poi una storia del Risorgimento. E quindi per noi è una cosa, come dire, un elemento importante che con l'amministrazione stiamo cercando anche di valorizzare insieme con i comuni, insomma, Campagna e Sona, proprio per dire i luoghi di Senso, i luoghi del film, in modo da che siano anche sia un momento culturale ma anche di promozione del nostro territorio. Che dire, ringraziamo l'associazione Amadeus e poi chi ci ospita, e voce alla musica, voce agli strumenti, al flauto e all'arpa.
Grazie e appuntamento a domenica prossima, domenica 7 febbraio, sempre alle 18.30, con i giovani allievi dell'Accademia Amadeus che ascolteremo cimentarsi dai piccolini fino a quelli più grandi. Ma non voglio togliere, basta spazio. Prego. Thank you.
Thank you.